Eccoci qua, a casa di Camper Vintage 90. Il mio pacco è arrivato con l'inverter, adesso andiamo ad aprire. Madonna, è enorme, è enorme. Comunque 3.500-7.000. Ok, ecco, è arrivato anche lui. Mamma mia, camper vintage 90. Ciao ragazzi, dopo facciamo vedere il camper. L'onore è mio, Big House Mario, Super Mario a casa mia. Allora, montato perfetto, è gigantesco. Sì, dai, le ventoline ci sono, prendono aria bene. Adesso proviamo a accendere il microonde e la macchina del caffè assieme, vediamo cosa succede. Allora, adesso la macchina del caffè, vabbè, l'ho messa qua. L'ha montato, ragazzi, è enorme. Accendiamo, via, vai cuccia. Accendiamo. Questo qua così. No. Ok. Microonde va. Adesso sta andando quella e la macchinetta del caffè. E l'inverter non si sente neanche. È vero, eccolo qua, è accesa. Sì, è accesa. Adesso vediamo. E non solo, anche questo qui è accesa. Vediamo quanto consuma. Adesso sono 1,2 kW. Con macchinetta del caffè accesa. Frigorifero. Microonde. Frigorifero. E vabbè, qui è in off comunque. È in off, sì, comunque c'è, dai, è grill. C'è. Un fordone, portamoto, no. Sì, questo l'ho visto. Non è grandissimo. L'ho visto. Va bene, dai, come il mio vecchio. Sì, non è grandissimo. Questa è la dinette. Qui c'ho fatto il piatto doccia. Qua io ho cambiato il piatto doccia io. Bello, Sì, con la scotola da dentiera. 90x70. Sì, a me non piace il bagno così, li ho sempre non voluti quei bagni così. Questo trovato. Sì. Che storia. Non è grande, eh. Tippettino. Sì, c'è. Frigorifero piccolo, armadio. Sì, è tutto un po' più stretto, però dai. Sì. Bello. Sì. Qua dentro c'è... Bel vintage. C'è la mia stufa, il mio boiler elettrico. Ah, il famoso boiler. Qua dentro c'è il mio boiler elettrico. Allora, sotto di qua. Tutto pavimentato. Bello. L'aria di roccia così. Va a 220 12 volts, trasformata a 12 volts. Ok, sì, è vero. Il robo, questo qui è 220. Perfetto. Adesso mi è arrivato... Il coso del 12 volts. Perfetto. Per farlo andare anche a 12. Sì, così consuma un po' di meno. Maglietto, stufa truma. Sì, tutto. Direttina, frigorifero. Dietro di là in fondo c'ho il cinepasto. Sì, mi ricordo che era sotto di là. In fondo di là. Io uso il gas solamente per cucinare, in poche parole. Bello. Ho messo due televisioni perché io ho la nipote, gli attacco la PlayStation. Ah, la mansarda corta questo però. No, questo viene fuori. Sì, no, ma io sul nonno avevo la... Sì, era simile, ma sì, forse quella del nonno, un po' cortina così. Sì. Sì, dai, ci sta. Bello. 12 volte. Mi ci va lì e 220. Ah, perfetto. Non uso più io. Poi qua invece, quelle nere sono tutte da inverter. Ah, ok. Tutte le prese nere sono da inverter. Quelle bianche sono quelle normali. Ok. Bello. L'inverter io ce l'ho, adesso l'ho staccato, però ce l'ho qua sotto. Ah, bisogna fare un altro cambio. Tanto devo aprire qua. L'inverter. Ma questo è un tavolino di campeggio? Questo è il tavolino da campeggio. Ah, ok. Sì. Ma che posizione che hai trovato? Sì, io l'ho smontato, ma l'inverter va lì. Ah, ok. C'è un banco batteria da... Metti quello lì che... Quello che mi hai dato io. Ok, sì, allora tanta roba. Bello.
Sì, ma che c'è ancora un po' due di batterie spazio, ormai da AGM. Sì, sì. Ma se non hai esigenze. No. Dietro qui questo è l'armadio con il suo carica. Questo qui controlla l'inverter e la 220 che ho costruito io. Ok. Io posso staccare l'inverter da qua. Ok. Adesso non ricordo qual è. Adesso si vede che si spegne tra un po'. Perfetto. L'inverter, scusami, il pannello solare. Adesso lui tra un po' si spegnerà. Ci vorrà un po', ma si spegnerà. Ah, ok. Abbiamo finito appena in tempo di fare i lavoretti, di mettere sull'inverter, di provare se il display di questo qua funzionasse su quello che appunto gli ho dato io. E tutto regolare, tutto funziona perfettamente. Adesso piove, pluvia di brutto e andiamo verso casa, verso il mio parcheggio. Siamo là tranquilli, Massimo li faccio scendere un attimino, far pipì e poi passiamo la serata così in camper. Allora ragazzi, sono le 6 di sera, ho avuto compagnia oggi, ci sono stati dei vicini qua di casa, abbiamo bevuto una birretta e adesso ho fatto le bistecche che ho preso dal negozio che c'è su da mia mamma, l'ho fatta alla pizzaiola e non si è neanche acceso l'inverter, le ventole dell'inverter non si sono accese per tutta la cottura della carne, quindi top, veramente top. Consiglio a tutti le decoa. Ok, detto questo, un saluto anche ai miei due bambolini che mi fanno arrabbiare. Uno e due. Adesso buon appetito e buonanotte.